Ciao, Manugea per BuzzBlog, siamo qua a raccontarvi a Santa Maria di Castello Cammini, una tavola rotonda in cui oggi si parlerà di cammini, appunto, vari personaggi che vedrete poi nel servizio e quindi vi raccontiamo con e non contro il territorio. Siamo qui con Giorgio Pieri, passo dopo passo, è un ODV e ci racconta anche lui, fa parte oggi delle relazioni di Cammini al Castro di Santa Maria di Castello. Come mai incontrarsi per parlare di cammini in più realtà, in più associazioni, in più gruppi? Ah, perché sicuramente è una cosa utilissima confrontarsi tra, diciamo così, operatori del settore. E ognuno di noi porta avanti magari il proprio progetto, porta avanti la propria idea, se non addirittura un qualche sogno, no? Di realizzare qualcosa per il territorio, per le persone, per i camminatori o anche addirittura per persone che, diciamo così, sono disagiate, perché il camminare può servire anche a questo. Però se poi queste idee si radunano e, diciamo così, ci si confronta, c'è la possibilità di lavorare meglio e di avere dei risultati migliori. Io penso, sono un po' il sostenitore del fatto che un'idea, che può essere anche un'idea a livello personale come associazione, va sviluppata magari nel contesto dell'associazione stessa, perché soltanto chi, diciamo così, all'idea sa veramente il risultato che vuole ottenere. Però nel momento in cui si inizia a realizzare o appunto addirittura magari concludere un progetto, un'idea, bisogna per forza rivolgersi agli altri, chiamiamoli così poi anche amici e persone del settore, perché sennò da soli non si va da nessuna parte. Ok, quindi la sinergia è importante e questo evento di oggi rappresenta questo, racconta la sinergia tra persone. Sì, brava, è proprio questo il concetto. Secondo me è importante proprio la sinergia tra persone appassionate, persone che hanno un'idea e persone che comunque già a livello individuale lavorano in questa direzione. Il lavoro fatto con questo spirito proprio della passione, se poi si confronta e si unisce, allora sì che veramente si può cambiare qualche cosa, cioè si può cambiare una realtà sul territorio che è quella di magari di diventare un territorio molto più sensibile al camminare o a tenere bene dei sentieri, ecco. Luca De Vecchi, la Via delle Campane, non è un'associazione, insieme a suo fratello ha realizzato questo gruppo di cui ora ci racconta. Perché è invitato a raccontare di cammini? C'è un motivo? Raccontaci, Luca. Allora, praticamente noi rispetto ad altri non siamo un'associazione, siamo due privati cittadini appassionati di montagna. E abbiamo deciso nel 2021 di creare un sito gratuito dove inserire tutte le nostre esperienze, dare tutte le indicazioni del caso, dai file GPX a descrittivo, foto, video, e in modo che sia fruibile a tutti. Noi facciamo sia il territorio qui piemontese che anche altro. E da qui poi era partito il progetto Cammino di Santiago. E dato che non avevamo mai fatto percorsi, diciamo, sentieri di lunga percorrenza come quello che è il Cammino di Santiago, abbiamo deciso di provare ad allenarci qua nel nostro territorio. Abbiamo creato un percorso di dislivello e lunghezza simile e a cavallo tra la provincia di Alessandria e quella di Asti. E abbiamo visto che è venuto bene, nel frattempo abbiamo conosciuto tante realtà, tanti comuni, tante Proloco, 27 per l'esattezza. E praticamente andando a conoscerle tutte, noi praticamente abbiamo notato che ci sono comuni che sono stati molto più bravi nel tempo a creare il loro microturismo, altri che magari per problemi tecnici, diciamo, di amministrazione, Proloco, hanno fatto più fatica. Però abbiamo puntato tanto sulla parte culturale, meno sulla parte enogastronomica che è già ricalcata da tanti, e abbiamo chiesto anche a tanti comuni più strutturati sulla parte turistica di aiutare, quindi facendo rete, i comuni magari semplicemente della collina a fianco, e quindi proporre ai propri turisti anche di girare gli altri comuni e proporre quello che sono diciamo, i loro interessi, i punti di interesse culturale, e gli abbiamo offerto, diciamo, il nostro tracciato che li va a collegare tutti. E niente, praticamente abbiamo avuto stranamente un grande riscontro, perché comunque in questi anni, dal 2021 adesso, abbiamo fatto tanti eventi grazie ai comuni
e sta andando tutto molto bene. Lorenzo Vai, aree protette dell'Appennino piemontese, Cammino del Piemonte Sud. Perché partecipare appunto a questo incontro oggi in cui si parla di cammini in sinergia? Buongiorno a tutti. Dunque, sono qui per presentare un progetto ambizioso delle aree protette dell'Appennino piemontese, che è questo itinerario a lunga percorrenza, il Cammino del Piemonte Sud, che unisce tutte le aree protette e i siti Natura 2000 in gestione all'ente per cui lavoro, e sono il Parco Capanni di Marcarolo, il Parco dell'Alta Val Borbera, la Riserva del Neirone come aree protette, e poi ci sono 7 siti di importanza comunitaria dislocati nella parte meridionale della provincia di Alessandria. Questo itinerario è un itinerario accatastato nel registro regionale e che consente di, con 240 km, 19 tappe, di percorrere tutto il Basso Piemonte e scoprire, diciamo, l'unico parco regionale a livello appenninico. Dovrebbe far parte anche di un progetto più ampio del sentiero verde dei parchi piemontesi, quindi essere il primo tratto di questo progetto regionale. Qui cerchiamo di creare sinergie anche con il resto del territorio, quindi creare anche dei collegamenti con gli altri percorsi, gli altri progetti presenti in provincia di Alessandria. Parliamo un po' di, appunto, turismo lento, di trekking, di varie associazioni che operano sul territorio in questo senso, e cercando, credo, di arrivare a un traguardo comune, che è quindi quello della valorizzazione del nostro territorio, appunto attraverso il turismo lento e il trekking sostanzialmente. Ok, ti chiedo, trekking, ma voi vi occupate anche di bike? Oppure... Allora, il nostro cammino nella fattispecie è stato pensato principalmente per il trekking a piedi, quindi una camminata, è però usufruibile, diciamo, anche con la mountain bike, non con strade, con bici da strada, perché comunque si è cercato per tutto quello che si poteva di usufruire di strade bianche, di strade comunque non asfaltate, quindi sentieri, e quindi per quello adatto, diciamo, soprattutto al trekking e volendo alla mountain bike, alla bici elettrica. È stato un bellissimo confronto, una bellissima presentazione anche di altri cammini, quindi è stato bello comunque vedere quante realtà ci sono e quante possibilità ci sono anche per le persone che vogliono camminare nel nostro territorio, nell'Alessandrino e anche nella parte praticamente del Piemonte Sud. È una bellissima situazione che ci porta a pensare a quanto sia importante fare rete tra i cammini e quindi non sovrapporsi, non fare politiche che sono comunque divisive, ma anzi, cioè essere comunque uniti nella possibilità di dare a tutti questa opportunità per poter vedere il nostro territorio, che è un territorio magnifico, bellissimo, che passa dall'essere appenninico per poi arrivare alle nostre colline, al Monferrato, a tutta la parte vitivinicola e invece anche alle pianure, che sono bellissime anche durante i periodi estivi, con il grano, con tutto quello che comunque è i girasoli, tutto quello che è caratteristica di un paesaggio. Quindi è importante quello che si è detto e quindi il fare rete. Grazie. Eccoci qua con Laura, Davide e Marco, gestori dal 2014 del Chiostro di Santa Maria di Castello. Perché parlare di cammini? Allora, questa iniziativa è a conclusione di un progetto che abbiamo fatto con altri eventi, dove abbiamo festeggiato insieme alle persone con le quali abbiamo condiviso questi 10 anni, le associazioni, le realtà, il territorio. Cammini vuole essere un sasso lanciato verso il futuro, una possibilità che vorremmo sperimentare per il futuro. Sì, anche perché, vabbè,
insomma, il chiostro nasce come ostello e nasce come un progetto per accogliere pellegrini con il giubileo del 2000, poi noi siamo entrati 10 anni fa a gestirlo e abbiamo questo approccio verso un turismo lento, quindi è bello parlare di cicloturismo, è bello parlare di cammini, di chi frequenta il territorio in una chiave, diciamo così, più delicata, ecco, quindi ci piaceva chiudere in quest'ottica qua. Marco, se vuoi dirci qualcosa? Aspetta. C'è l'aspetto lo taglio, tranquillo. Ciclistico che è sì, oltre, sì, oltre a camminatori che sono stati in tanti, sono stati anche tanti ciclisti, quindi sempre un turismo lento, venuti da tutte le parti del mondo e abbiamo avuto veramente un buon riscontro e una bellissima esperienza ascoltando storie veramente di ogni tipo da ogni parte del mondo. E questo è una cosa che su Alessandria può avere un buon riscontro anche per il futuro. Siamo giunti alla fine della tavola rotonda in cui appunto abbiamo parlato di cammini. E cosa vi lasciamo al termine di tutto questo? Vi lasciamo la necessità che c'è di fare rete, di creare sinergie tra persone, tra enti, tra associazioni, anche realtà diverse di varia natura. Quello che è risultato molto importante, secondo me, è l'aspetto di arrivare a tutti, arrivare al turista e arrivare al pellegrino. Quindi quello che torna oggi e tornerà probabilmente in altri incontri che si faranno è il concetto di un camminare che sia un cammino anche in qualche modo interiore. Manugea e Vesblog vi salutano. E ricordatevi, anche il sorriso fa rumore.